Benvenuti a tutti. Oggi è venerdì, 21 ottobre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Pesci. Leitmotiv della giornata: lavoro e affari. Poco importa se fine ottobre si avvicina e non avete ancora pensato né alla festa di Halloween né a un viaggio di piacere, se siete assorbiti da un progetto importante o avete un'attività molto pressante. Il vostro pensiero oggi è tutto concentrato sui vostri impegni e sugli affari da gestire con astuzia e diplomazia, camomillando l'interlocutore impaziente di sbrigarsela. Oltretutto con la luna bollente in transito in sesta casa, quella legata all'attività lavorativa, e Giove in seconda, la pecunia, è il vostro ruolo socioprofessionale ciò che vi preme, anche perché senza una buona qualifica non ci sarebbero svaghi o viaggetti da prenotare. Si apre una fase negativa per l'amore, la colpa è da ricercare in errori commessi prima e durante un rapporto. Sarà difficile recuperare una situazione, abbattimento e solitudine contribuiranno ad allontanarvi dalla persona cara. Arrivo di notizie negative. Single in pena e in balia della tristezza e della solitudine. Fate in modo da fare le cose nel modo più esatto possibile. Non rinunciate alla vostra precisione. Abbiate cura che nessuno cerchi di soffocare la vostra libertà. Ci sono persone che fanno pettegolezzi su di voi, perché darne motivo? Cambiate il vostro atteggiamento e soprattutto siate più riservati. La luna tende a rendervi tristi e angosciati, mettete tutta la vostra carica per organizzare la serata e distrarvi. Buone notizie sul lavoro per i nati di lunedì dalle 10 alle 22. Vantaggi da tutto ciò che è insolito. Se sei studente o insegnante, benissimo. Pensate a costruire piuttosto che a dissipare, oggi particolarmente ponete attenzione a non distrarvi dal lavoro o dallo studio. Idee e speranze da oggi potrebbero avverarsi, sta per iniziare un nuovo periodo per voi denso di avvenimenti. Sfruttateli tutti o almeno cercate di non perdere le giuste occasioni. Il senso di solitudine che provate non vi seguirà per molto. Tuttavia predisponetevi ad accogliere tutto dalla vita, qualunque cosa sia. Non devi essere precipitoso, la calma è il modo migliore per risolvere anche i piccoli problemi. State concedendo troppo al vostro partner, è necessaria prudenza e a volte un pizzico di tolleranza in meno. È vero che tiene a voi, ma occhio che non vede. Brillerete di luce vostra in amore. Organizzate qualcosa di speciale per il partner, poiché lo merita. La vostra creatività in questa giornata sarà molto attiva e potreste sicuramente sfruttarla a vostro vantaggio. Se siete preoccupati riguardo ad un lavoro terminato in poco tempo e senza dare troppo spazio a revisioni che permettessero di individuare eventuali errori, oggi sarebbe il giorno adatto, e forse anche l'unico, per poter rimediare. Dopo qualche piccola avventura, che vi ha rallegrato corpo, mente e spirito, Giove, Urano e Plutone, vi riportano tutti a terra, fornendovi quelle basi di concretezza e di buon senso, che per voi sono così rare e preziose. Nettuno può suggerirvi di tanto in tanto romantici sogni ad occhi aperti insieme al desiderio di evasione dalla realtà, ma il saggio Saturno Aquario è lì per ricordarvi che bisogna lavorare e darsi da fare, se si vuole avere successo nella vita. E per sognare c'è sempre tempo. L'arrivo dell'autunno non vi stacca da una delle vostre passioni preferite, quella per il mare. Con Nettuno nel vostro segno le passeggiate sulle rive del Mediterraneo, anche adesso, costituiscono per voi una gioia irripetibile. Sono giornate ombrose ma attenzione, l'alba è vicina. Già domenica avremo un sole favorevole e con i primi di novembre saranno tanti pianeti amici. Questo vuol dire che il vostro impegno sarà riconosciuto e che a breve sarà già possibile ottenere un piccolo o grande vantaggio. Avete appena finito di pagare qualcosa, una spesa importante, magari anche un colpo di testa, quindi in giornata bisognerà tenersi buoni dal commettere altre sciocchezze. Siete sempre molto parsimoniosi, ma ogni tanto avete questi momenti di follia, nei quali spendete tutto quello che non avete mai speso in una vita intera. Pentendovene anche. Meglio chiedere un consiglio prima di agire e non alle persone che sono esattamente come voi. Contrarietà in famiglia e soprattutto con voi stessi,
colpa della freccia di Marte che dirigete proprio contro la vostra persona, puntando dritto allo stomaco. Piano dunque con la colazione che potrebbe risultarvi indigesta, complicandovi l'andamento della giornata. Anche la Luna in sesta casa parla sì di lavoro, ma anche di cura di se stessi, benessere, ambiente. Nei momenti di malinconia, quando vi sentite soli e incompresi, cercate consolazione nella fantasia, ma evitando di assaltare i dolci al supermercato o il frigo, già fin troppo rifornito. Amore ed Eros. Serata rilassante tra le braccia dell'amato bene, ma solo se ve la sarete guadagnata sgobbando come mulli. Ad ogni modo a farvi un sacco di feste e diffusa, facendovi sentire profondamente amati, provvederanno Snoopy o Lulu, sempre capaci di sintonizzarsi sulla vostra anima. Cari pesci, per voi si preannuncia una giornata di metà a fine ottobre un po' sottotono nelle relazioni di coppia, ma non preoccupatevi, a giorni le cose cambieranno. Per quanto riguarda il lavoro, stanno per arrivare buone occasioni. Magari potete realizzare quel progetto che avevate in cantiere da tempo. Fin da subito avrete l'occasione di capire come andrà a finire. Siete abbastanza intelligenti da comprendere che vi giocherete tutto, all-in senza possibilità di scappare. Non date peso a qualche piccola variazione d'umore del partner. Nell'altalena dell'amore potete non sempre trovarvi in una sintonia completa di coppia. Un bell'urano nel segno prudente del Toro, armonizzerà la comunicazione dissipando i dubbi. Lavoro e denaro? In fatto di socialità, contatto col pubblico, movimento e scambio di opinioni e di energia, oggi ve la cavate alla grande. Un fatto è certo, a scuola e sul lavoro non risparmiate impegno né fatica, lottando contro le contrarietà e le ostilità della concorrenza fino all'ultimo minuto. Si deve approfittare delle novità che la vita offre in una giornata apparentemente anonima, anche perché si aprono delle possibilità interessanti che regalano soddisfazioni dopo un periodo in chiaroscuro. Qualche piccola incomprensione in ufficio può non favorire l'efficienza e l'intima soddisfazione professionale, con Marte negativo nel segno nemico amatissimo dei Gemelli. Giove e Urano benefici per il vostro segno vi danno la solidarietà dei colleghi e vi rasserenano l'animo, specie se siete nati nella prima e nella seconda decade pescine. Benessere. Salute invidiabile, tirate come il motore di una Ferrari, anche se la carrozzeria è quella di una modesta utilitaria. Qualche colpo perso in serata, se gli altri vi chiedono attenzione con le loro confidenze e piagnistei vi succhiano energia, proteggetevi portando a diretto contatto con la pelle un'ossidiana. Attenzione a non sottovalutare il linguaggio del corpo, che con qualche piccolo disturbo vi sta segnalando stress e stanchezza. Mettete in agenda una pausa oltre ai vari impegni e provate a staccare la spina. Per lei, a rendere così caustici i vostri giudizi è solo un'acuta e indichiarata gelosia, nulla sfugge all'occhio indagatore del vostro lui, che inizia a prendervi amabilmente in giro. Per lui, possibile che anche per rimodernare casa vostra e dipingere le pareti dei colori preferiti dobbiate scontrarvi con l'opinione di genitori e suoceri? Tutti a sindacare sulle vostre scelte personali, è ora di darci un taglio. Colore delle emozioni, ocra. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 8. Finanze, 9. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.